amici, guardate, ma c'è un bel taglio, c'hai? Ma non trovi che non c'è un taglio più bello? Sì, perché per coprire le rughe sulla fronte. Ma no, ma prima c'è un taglio curioso, triangolare. Amici, la mitica Agnese Ferruzzi, prego Agnese, di qualche cazzato durante per cominciare, di Archioduscia. Qualche cazzato anche per... Senti, perché siamo qui... Semmai no, Archioduscia, dice... Perché c'ho anche mia sorella che si chiama Agnese, per cui capito, Agnese, insomma... Allora, prego... Sì, mia madre, sì, no, la mia nonna si chiama. Comunque adesso si è partito interessano poco al nostro pubblico. Di Agnese, di qualcosa di cose forti. Un danetto su Agnese, tua sorella? Un danetto su Agnese, tua sorella? Sì, volevo creare. Voleva che diventassimo cognati, parenti, insomma, cognati, capito? Sì, sai che c'era. Tua sorella ha detto, beh, dici tu saresti stato il secondo, capito? Poi il primo c'è il suo marito. Io sarei stato il secondo. No, 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 è che tu, come al solito, sei stato indeciso, è stato, nel senso, non sei intervenuto nel momento in cui dovevi intervenire, nel senso che Alvaro si sta guardando il cardino. Lei ha detto così. Ah, presentiamo anche Alvaro. Allora, Alvaro è veramente una risorsa della Tuscia, una delle persone, le personalità più note, più attive. È una persona, è veramente è un, come dire, un benefattore della Tuscia, Alvaro, veramente grandissimo. Grandissimo Alvaro, meriti un premio Nobel, meriti un premio Nobel, prima o poi lo vincerà, insomma, uno qualsiasi. Vuole parlare, intanto, adesso andiamo in macchina. Fino... Mazzuoli, vuol dire qualcosa? Vuol dire... Buongiorno. Oh, intanto intanto faccio vedere il cimitero, il punto d'incontro del cimitero. Questo è un cimitero famoso perché c'è sta, come dice Agnese, dai, andiamo, lei si dice che l'hanno spostata ultimamente. Io comunque, per dirla con un linguaggio, diciamo, alla Huxley, trovo oggi la nostra collega molto pneumatica. Senti, ha letto Mondo Nuovo, ha letto Mondo Nuovo, signore, se lo sanno, ritorna al Mondo Nuovo, ritorno. Beh, faccio finta di non aver sentito la battuta. Come erano definite le donne di un certo tipo sul Mondo Nuovo? Non mi ricordo. Con la neolingua, una bella donna, come si dice, come dicevano? Donna... È molto pneumatica. È molto pneumatica. Così, capito? La citazione colta, valla a verificare. Come Pompea su SPQR, il film del Bondi. Dico, senti, ma prego. Io pensavo che vado a chiedere a questi signori se andiamo, c'è, andiamo, se si sa dove è la tomba, perché io a fra poco. Vuol dire dove andiamo oggi, Mazzuoli? Mazzuoli, al terzo minuto di ripresa, vuol dire dove andiamo, Mazzuoli? Non faccio, dai. Mazzuoli in tenuta da soldato, al terzo minuto di ripresa. Fa la solita sceneggiata, buongiorno. Saluto a tutte le nostre follower. Siamo arrivati a 90 follower sul nostro canale YouTube. Al centesimo gli regaliamo, al dire, niente. Che speriamo sia entro l'anno, regaliamo un'escursione con noi. A gratis. Sì. Vabbè, che facciamo? Siamo al cimitero. Siamo a Tarquinia. Ci sarà il custode, no? Certo. Sì, sì. Ora andiamo a cercare la tomba di Cardarelli. Perfetto. Cercando la tomba di Cardarelli abbiamo beccato un'altra tomba, diciamo, importante. Titta Marini, poeta dialettale tarquiniese, morto nel 1980. Ecco, diciamo, non sarà per la Chaise, ma insomma, pure Tarquinia c'ha i suoi, diciamo, ospiti, diciamo, importanti ospiti. Ed eccoci arrivati alla tomba di Cardarelli. Molto semplice, ma che è un sarcofago originale? È etrusco. Vincenzo Cardarelli, 1883-1959. È uscito fuori Canino Info. Modestamente. Ma forse il coperchio originale? Ma secondo me è molto ben antiquato. Mazza bella sta poesia, oh, già mi sono commossa. Comunque, ma la tomba ora... Ora di fronte. Ma questa è una tappa importante che te questo coso. Ora di fronte al sarcofago di Cardarelli, la nostra Agnese, con i capelli lunghi, con un colore nuovo e con un taglio inedito. Come che sta provando? Ma veramente mi sono lavata i capelli. Sta palesemente a provare. Diciamo. Io intanto ti faccio notare qualche però. Suo tatuaggio. Pure c'è gelosia della... Domani faremo il confronto romani. Rimango pur sempre Agnese di Archioduscia. No, tu rimani veramente questo. No, tu sei più pneumatica, però non ti può dire, se no facciamo. Guarda, prego, vuoi andare a riferire? No, ma qui rise l'Etrusco un giorno, coricato, con gli occhi a fior di terra, guardando la marina. E accoglieva nelle sue pupille il multiforme e silenzioso splendore della terra fiorente e giovane,
di cui aveva succhiato il mistero gaiamente, senza ribrezzo e senza paura, affondandoci le mani e il viso. Ma rimase come seppellito il solitario Orgiaste nella propria favola luminosa, benché la gran madre ne custodisca il ricordo così soave che dove l'Etruria dorme la terra non fiorisce che da sfodelli. Incredibile, un applauso alla nostra recitatrice, brava, complimenti, brava. Te la cavi molto bene, sei pronta per fare la velina a Striscia la Notizia? Vincenzo Cardarelli, Memorie della mia infanzia, la terra, 1929. Perfetto, bene, abbiamo preso omaggio a Cardarelli, quindi possiamo andare. Non ti può far torto a Titta Marini, adesso tu vai lì e recita una poesia di Titta Marini, prego, prego Agnese, vai. Da quando che ne so, perché lei non lo so, mai c'ho tanta pace. Titta Marini, Titta Marini, salta dentro. Titta Marini è un poeta dialettale molto famoso, che tra l'altro... Prego, prego, ma vai dentro, salta, salta, forza. Prego, allora, una poesia di Titta Marini, prego. Da quando la mia suocera qui giace, io non lo so. Lei non lo so. Lei non lo so. No, ripeti, ha detto, ripeti. Ma io ho tanta pace, non riposo in pace, se no sei morto pure tu, niente. Da quando la mia suocera qui giace, lei non lo so, ma io ho tanta pace. Pulisci come sempre per Coca-Cola. Qualcuno che ma anche vecchi arrugginiti, non so quando cavolo ce l'hanno. Incredibile. Portati. Allora, cari amici, siamo arrivati su In Situ, siamo a Tarquinia, siamo dove siamo? Sotto la Civita? Mazzuoli? Mazzuoli? Mazzuoli non risponde. Alvaro, siamo sotto la Civita, dalle parti della Civita, dove siamo qui adesso? Di sotto la Civita, ha detto Agnese, io riferisco perché è una regione. E abbiamo trovato il colombario che sono venuto a visitare in questa bellissima macchia, tra l'altro, che insomma non te l'aspetti a Tarquinia, una parete rocciosa così imponente e una macchia così suggestiva. C'è questa sorta di vini tagliata. Ehi! Bello qua il bar, vero? Che ambiente! Beh, è un ambiente abitato. Ci sono varie casette. Guarda qua. Anche se non ti capisce bene da chi e quando. Quello lassù che cos'è? Il colombario quello? Guarda che roba! Che spettacolo! Veramente, eh? Ma qui sono noi c'è da girare un solare perché c'è un sacco di roba. Mazzuoli, vuol dire qualche cosa? La grotta del brigante. La grotta del brigante. Sì, lì, a Tarquinia. Questa cioè, è la grotta del brigante? Ma sì, sì, sì. Quella che non è difficile qui. Quella là che è una statua, è quella là, scusate. Quella che è una statua, che è? A me pare che ci sta un azdraio lì. Però io da là sono passato per venire qui. Ho fatto tutta la strada, perché come sapete all'inizio, capito? Ho fatto tutto il bosco. Quindi... Bene, vediamo questa bellissima rupa, vediamo. Che spettacolo, veramente bella qui. Ora qui, io appena sono arrivato, sono panico. Come si fa a entrare? Una rupe grandiosa. Da dove? Non è facilissimo. Una rupe grandiosa. Qui dove siamo? Sotto la Civita. Siamo a Tarquinia, sotto la necropoli di Monterozzi. Sopra che dovrebbe essere la tomba della Pulcella, credo, una cosa di questo genere. Ma guarda che roba. Noi dovremmo entrare là dentro. Come ci si entra lì? Guarda, c'è pure la finestrella, il colombario classico proprio. Belle ci stanno, però non è classico. Ci stanno due, sicuramente una l'hanno rifatta, questa qui. Quell'altra era quella originale, forse era più piccola, o viceversa. Comunque. Abbiamo il colombario in cui stiamo per entrare. La finestrella per l'ingresso al volo d'uccello. È un paesaggio insolito. È veramente unico, direi. Tutte queste casette sparse, chissà cosa sono. Qui c'è un'altra che... Cerchiamo l'ingresso. È un'enorme parete isolata sul terreno. Non ha l'appoggio alla rupe. Guarda che cosa
Ah, è di qua? Sempre più difficile? Mazzoli Cagliardamenti si arrampica. Entriamo in questa piccola voragine, se ci riusciamo. Eccoci qua. Qui c'è il passaggio. Ma quanto è basso sto posto? Ammazza quanto è basso! Come si fa a finirla? Aia! Scusate. Ammazza che passaggio ispido. Qua non si vede niente qui. Faccio una foto a voi tre. Un attimo. Allora, siamo entrati. Questo posto ispidissimo. Un attimo, come facciamo, dai? È un vero e proprio colombare, vedete, con le nicchie molto grandi, devo dire. Qui abbiamo la finestra d'accesso. Ci sono anche delle bestemmie incise, DC. Ah, sì? No, DC. Lì abbiamo la finestrella ad uso dei piccioni. Allora, questo qui, la 15 G, lo censiva, non da sopra, lo censiva. Mette pure, dà indicazioni di dove sta. E poi c'è visto che faceva delle piantine generiche. E questo è il passaggio incredibile, questo buco dove siamo passati e finire. Comunque, ho capito che era mezzo a un bosco, quindi il bosco era questo, e io sono venuto. Ma quello l'ho trovato senza l'esperienza ormai. Ma veramente mica tanta esperienza, questo 2 anni e più fa, non è c'è tanta esperienza, però un po' di culo magari. Ma cioè, però dà un minimo del colore, cioè, che è muffe. Facciamo un'ultima ripresa circolare del nostro colombario. Per quanto ripeto, un attimo, la nostra finestrella, la finestra maggiore, l'ingresso, la parte posteriore, anche qualcuno si è divertito a fare degli iniziali, c'è chi si diverte così. Ci sono graffiti vari, ovviamente, di visitatori poco attenti. Bene, ora riprendiamo la strada del ritorno. Via. Entriamo. Oddio, l'ingresso è un po' ispido. Che palle, la seconda volta che cade sta cosa. Qua ci siamo. Via. Fuori. Bene, siamo a Tarquinia, siamo a zona Arda della Regina e abbiamo trovato uno scavo aperto. Non so chi siano, ma immagino siano archeologi in via della sovrintendenza o comunque. Molto interessante. Che cos'è questo? Vogliamo chiedere che stanno scavando? Queste cosa sono? Le case sono? Ah, professor Maestro 5, ce ne parlavi quando venivamo? Ah, ho capito. Sto trovando un resto di un forno grande. Ma questo cos'era? Un abitato delle botteghe? Cos'erano questi? Era un impianto produttivo artigianale. Ma di epoca avevano metalli, però lì non è un forno da metalli. Ma di che epoca è questo? Romana, etrusca, com'è? Imperiale, poi rimaneggiamenti dell'epoca imperiale fino al settimo dopo Cristo,
Ah, cavolo. Qua, là sembra un effetto della combustione. Qua questo scuro qua davanti, no? O forse il, no, forse no, il terreno. La pioggia. Ma quanto è grande questa zona? È solo limitata qui o si estende? Tutta l'acropoli. Ambienti, cortili, pozzi, cisterne, fontane, una fontana. Il Mitreo era qui, vero? Non l'abbiamo trovato. La statua si viene vicino al bagno chimico. Ah, era laggiù la statua. Allora dopo perché ci passiamo. Abbiamo trovato i tombaroli, capito? Sì, ci passiamo dopo. I tombaroli, no, ma non si vede niente. Però è molto ampia la zona, a giudicare. Andando a vedere Santa Restituta qua, quella chiesetta qua sotto, sì. In teoria è chiusa, però no, io qualche mese fa si entra. È molto disagevole. Giorno. Beh, però ecco. Sicuramente, visto che ci stanno loro che stanno a fare Skype, io, siccome l'ho visto l'anno scorso, è veramente interessante. Io ci andrei a fare affaccio qua su. Beh, facciamola, fuori, tanto ci siamo, via. Possiamo salire un attimo a vedere? Va bene, grazie professore. Ci siamo arrivati al Varo della Regina. Meraviglioso tempio etrusco, forse il meglio conservato, veramente ha dei massi ciclopici grandiosi, ma niente, i nostri amici vanno oltre, vorrei farvelo vedere meglio perché da qui non si vede bene la sua grandiosità, bisognerebbe entrare dentro e farlo di lato, ma non è possibile. Ora raggiungeremo, cari amici, questo è l'aspetto laterale, diciamo, preso da un angolo. Guardate che vasca gigantesca, notate anche la base della colonna, sembrerebbe dorica, magari una sciocchezza, ma insomma, per capirci. E laggiù abbiamo gli archeologi che scavano. Allora, caro Alvaro, non trovi che sia un monumento meraviglioso questo? Sì, questo è veramente... Dicevamo adesso che forse prenderlo con un drone sarebbe molto più sì, se efficace. Se vedi le foto aeree, semplice archeo, l'ho viste, le foto aeree proprio, vediamo, è anche perfettamente squadrato. Cioè squadrato, sì. Bisogna dirlo a Mazzuoli, adesso glielo dico. Ulteriore inquadratura, da questo lato, vediamo che c'è una parte completamente costruita e comunque da qui si nota maggiormente anche l'imponenza di questo tempio. Cosa? No, ma io, ma che cos'è? Ah, il foro, però sto coso rotondo. È semice. Guardate che manufatto meraviglioso. Ma qui c'è anche il balbasolato, la strada, vedo. Questo pure è romano, quale deve essere romano. Bello, però sta proprio di fronte all'area della regina. Ci avviciniamo adesso, abbiamo trovato una nostra... Ah, vedi il livello? Si può scendere? Abbiamo trovato una nostra amica, la mitica Laura. Si può entrare? Volevo salutare Laura, vabbè. Va bene, ma è tutto basolato, non è che ci sia niente di fragile, insomma, comunque. Va bene. Laura, volevo riprenderti da vicino, ma non è possibile, comunque... Sei molto bella anche da lontano, per cui va bene. No, non l'ho visto. Ho visto dal vivo direttamente, guarda, e la cosa è molto più. Gli crolla tutta la sezione e devo rimettere di fare, capito? No, no, io comunque. Io mi sto allenando perché sono in partenza per l'Uzbekistan e quindi dovrò fare 14 giorni di scamama, cara, proprio. Quindi, ma vai a scavare? No, vado a Samarcanda. Ah, pensavo... No, vado a fare un viaggio, insomma. E, però onestamente non... Non c'è Angelica che insieme a Nicola sono, credo, i responsabili dello scavo. Bellissimo. Ma oggi ti sta bene perché c'è vento, ma come avete fatto quando c'era quel sole a picco che ti ammazzava, guarda? Ci vai al mare? Sto sempre all'ombra, sto sempre all'ombra, rigorosamente all'ombra, perché poi tra l'altro il sole non posso manco prenderlo. Notto e si sentiva solo il rumore delle traul che raschiavano. Mamma mia, beh, ancora l'inquadratura laterale, guardate quanto è monumentale. Chi non l'ha visitato venga a visitarlo perché è veramente qualcosa di unico.
l'area è molto ampia e attigua a quella dove ora stanno scavando il foro. Cari amici, dopo una sfacchinata inenarrabile, siamo scesi avanti e indietro, giù per i colli. Siamo arrivati. Il nostro Atalarico è sempre epico. Siamo arrivati epico. Distrutti all'area di Santa Restituta. Dici qualcosa, dai. Allora, questa qui è la parte esterna costruita che abbiamo fatto dopo la parte rupestre. Che sta, ma che era? Un'abbazia? Che era? Era una chiesa rupestre. Poi dopo l'hanno allargata anche all'esterno. Oh, guarda una vasca qua. C'erano i morti. È una sepoltura, una sepoltura intera come quelle longobarde. Di qualcosa, Mazzuoli? Ripeto, arrivare qua è stata una cosa complicatissima, abbiamo fatto chilometri e chilometri, sali scendi assurdi. Senti, devo dire qualcosa di storico? Per sì, prego, 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 prego. Ma io se te dai allora... Allora, praticamente questa chiesa, la chiesa rupestre, quella che dobbiamo visitare, quella non questa esterna, quella dentro, risale almeno all'816 dopo Cristo, è quasi contemporanea di Gesù. Esiste una documentazione dell'abbazia di San Salvatore, perché prima le abbazie, sai, tutto lassù, infatti, capisco perché. Dell'816, quindi la chiesa rupestre è probabilmente più antica. Invece questa esterna è stata fatta dopo, ampliando, e ci sono delle sepolture, vedete? Una, due e tre sicure. Qui ci hanno trovato gli scheletri negli scavi che hanno fatto recentemente. Perché sono stati fatti. Ma da quando è emersa questa cosa? Dal 1999, pare, quindi è molto recente lo scavo. Prego, Agnese, vuoi dire qualche cosa? Sono affascinato. Affascinata? Ma che te... Magari ha lasciato sto orrore poi. Ma dai. Via, andiamo a vedere l'interno. Ma non che c'è il buco lì, no? Allora, siamo per entrare nell'antro. Come vedete, i segni dello scavo sono questi bandoni. Come si chiamano? Questi bandoni di plastica. Ah, interessante. Ma quindi c'è un'abside. Non c'è, quello è il tipico triforium romanico. Vedi, 1, 2, 3, no? Triforium. Ma è notevolissimo. Poi qui probabilmente si faceva il culto delle acque, si praticava. Perché? Perché l'acqua c'è, c'è una, sì, un canale. Se c'è ancora la sorgente da qualche parte, ancora c'è acqua, o almeno così ho letto. Eccolo. Guarda, qui c'è l'acqua perché c'è l'acqua. Qui scorre l'acqua. C'era il tempo del Medioevo, vedi? Questo è un'opera fatta successivamente. Ma anche di qua c'era, vedi? Il pavimento era mosaicato, avevano tutte essere bianche, però forse non lo sono. Ma guardate che roba, Giacomo! Lì c'è l'acqua lì, eh? Guarda, lì c'è un tubo. Per terra c'è un tubo. Beh, ma qui guarda, sembra, è una sorgente che sembra pulita. Sì, questa è una copertina di una apposita. A me la sorgente la trovo qui al centro. Il punto delle acque. Ma chi l'ha fatto il tubo qui? Guarda, guarda qua. Ma lì c'è l'acqua, guarda un po', non vedo bene. Comunque assomiglia parecchio al mitreno dei Capo di Monte, diciamo, questa struttura. Oh, è quello che volevo dire. Cioè, che c'è sta la banchina qua, insomma. La banchina all'acqua e chiaramente mi traigo. Senti, e guarda là con la croce del Santo Spirito. No, dicevo, dove le trovi? La zona del Santo Spirito è questa, voglio dire, il Santo Spirito che va fino a qui. A te perché ti interessano le chiese? Questa è meravigliosa. No, capito, guarda, che bella colonna. Le chiese medievali. Una doppia colonna, guardate. O meglio, due rostri di colonna. Poi quella in pietra è diversa da questa qui. Sì, diversa. L'ultima occhiata alla chiesa, vedete, in mezzo ci sono queste due condutture dell'acqua, in mezzo c'è una buca con l'acqua con la sorgente, c'è anche a destra una banchina e in fondo ci sta l'acqua nell'ultimo vano, nella quella sorta di abside. Questo, diciamo, come chiamarlo, l'ambulacro, è la zona che sta anteriormente alla chiesa. Molto bella, sembra fatta con massi a secco. Guardate che meraviglia, qui abbiamo delle sepolture, anche lì ora
Ma la cosa veramente che fa saltare il tappo è questo muro con le colonnine, come dire, scolpite. Guardate che roba. Allora, Santa Restituta, Tarquinia, chiesa dell'VIII secolo? Mazzuoli, vuole aggiungere qualcosa? No. No. Ma guardate questo fenomeno di lumache, lumachigno, lumacciole a centinaia. Ce ne sono veramente a perdita d'occhio, sterminate, guardate. Chissà come mai tutto questo lumache in questa zona. Anche se può sembrare strano, la gran parte sono vive. L'abbiamo staccata qualcuna prima, era ancora più. Guardate che roba. Cari ragazzi, un attimo, facciamo un saluto finale, facciamo. Un saluto. Agnese, saluta. Vuoi farci qualche tatuaggio nuovo che hai fatto? Beh, poca roba quest'estate. No, poi si fanno d'inverno quest'estate. No, comunque vedo qualcosa di interessante. Vedo una lampada, che è una lampadina, che sono illuminata. Comunque abbiamo visto tante cose. Bruciata, tante cose abbiamo visto oggi. Abbiamo cominciato con le tombe di Tarquinia, le tombe dei grandi, Tittamarini e Cardarelli. Nonostante il vostro ritardo di mezz'ora. Ancora, la prossima volta che ritardi, guarda, te la farò pesare. No, sentiamo una persona sicuramente più, come dire, più equilibrata come Alvaro. Ci siamo stancati parecchio oggi, per esempio. Io perlomeno ti ho sferito, insomma. No, grazie, mi fate venire con voi. Ma che stai dicendo? Tu hai portato a noi, no? Che non conoscevo, non sarei mai riuscito a vedere. No, veramente, grazie, abbiamo fatto un sacco di giri. Tu, Mazzoli, di qualcosa da fare? Un saluto a tutte le nostre follower, soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ancora, ancora. Okay. Sì. Pure un po' di pubblicità. Ciao, ciao, ciao. Ma cosa che...